Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale. Abbiamo iniziato il nostro percorso, ormai era all'inizio del 2003, quindi sono circa 6 anni, e abbiamo iniziato quasi per caso. Io seguivo i gruppi di Enrico Daniele, io in quel periodo, siamo praticamente appunto all'inizio del 2003, scrivevo racconti, non ho mai avuto alcuna velleità di tipo artistico, né di pubblicare i miei scritti, né di finire su dei palchi. Però seguivo questi gruppi, ero amico di Enrico Daniele, ho mandato loro i miei racconti. Allora sono piaciuti e un giorno sono arrivati nel mio ufficio a propormi di provare a fare una cosa con questi racconti, musicarli, un esperimento, una cosa però che nasce senza pretese, dal basso. Abbiamo cominciato, ci piaceva, ci divertivamo e è nata la nostra storia, così come spesso accade. 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. 7 anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale, una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Noi lavoriamo abbastanza in sala prove, nel senso che è lì che un po' valutiamo i testi, li scegliamo, sulla base dei testi Enrico e Daniele lavorano sulle musiche, alle volte ci sono delle idee musicali di Enrico e Daniele che guardiamo assieme se possono essere sposate a un testo in particolare, è un lavoro che facciamo assieme, anche se poi ognuno porta la sua parte, certamente io scrivo a casa appunto, al mio computer, non scrivo in sala prove, e alle volte Enrico e Daniele arrivano con idee, non c'è un metodo di lavoro preciso. No, abbiamo scelto questo modo di esprimerci perché per me personalmente non ce n'è un altro, cioè io scrivo in questo modo, non ho capacità canore, non sono un rapper, io l'unica cosa che mi sento a mio agio nel fare è quella di raccontare, di narrare, quindi è un po' quello, è anche un po' un limite in realtà, però è anche la particolarità del progetto, del gruppo. Insomma, diciamo che abbiamo fatto di una cosa che è un po' un limite la peculiarità del progetto e questo è, cioè, c'è andata anche bene, insomma, nessuno se l'aspettava. Sento un frastuono, rimbombi lontana in modo perfetto. Hai lasciato. Il mio modo di scrivere il panorama a cui si ispira è molto legato al suo territorio, per cui venendo da una terra come quella di Reggio Emilia e territori emiliani, in cui certe tradizioni culturali e politiche sono molto forti, questo mio vissuto condiziona in qualche modo il panorama in cui inserire le storie che raccontiamo, anche se poi in realtà sono storie poi non hanno una pretesa di affrontare direttamente argomento politico eccetera, perché sono storie molto private, molto personali e molto autobiografiche. Il calore bagnato e sporco che avevo. Noi siamo nati come gruppo dal vivo, prima di fare il primo disco abbiamo fatto tantissimi concerti in giro per l'Italia già allora, anche senza un disco fuori, è la nostra forse dimensione più congeniale, ci piace suonare ovunque sia possibile, è anche il momento dove probabilmente esprimiamo il meglio della nostra capacità di interagire come gruppo proprio. Urne vuote, tremori gentili, tracce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli.